Radio Radicale, siamo con Bruno Tabacci di Più Europa per parlare di questa seconda giornata di audizioni qui a Montecitorio sul NADEF. Allora, come è andata? Volevo sapere se lei, che ha una lunga esperienza, insomma, in materia di bilancio, è preoccupato per i scenari che si stanno profilando e per le polemiche che ci sono. È una legge un NADEF che disegna una legge di bilancio molto impegnativa, ma molti ritengono che sia un'occasione persa e che screditi il nostro paese agli occhi dei mercati internazionali. Ahimè, purtroppo le cose stanno come lei ha detto con sintesi esemplare. Io stamattina sono intervenuto in Commissione Finanze, ho svolto il mio intervento di dissenso, di disapprovazione nei confronti di questa nota, di questa NADEF. Tra l'altro ho visto anche il testo con cui il ministro Tria ha dovuto riconfermare le indicazioni del governo dopo che l'UPB, l'Ufficio parlamentare di bilancio, ieri sera non ha validato il testo. E quindi oggi il ministro ha dovuto ribadire dei concetti che però sono legati proprio stamattina in commissione ho detto che mi sembrava la novella di Leopardi sugli almanacchi. C'è un venditore di lunari che alla fine dell'anno, all'inizio del nuovo, cerca di vendere i suoi lunari, i suoi almanacchi e quindi fa un po' di propaganda e dice almanacchi, almanacchi nuovi. E uno si avvicina e dice: ma perché lo dovrei comprare? Perché l'anno che arriva è migliore di quello che se n'è andato. Ma come fai a dirlo? Lo dico io, compri il mio almanacco che sarà così. E così mi sembrano questi venditori di almanacchi, cioè che vogliono farci credere che siccome loro dicono che ci sarà una crescita che sarà in grado di giustificare l'azzardo su cui stanno lavorando, con un discredito internazionale crescente, una critica forte dei mercati che hanno messo nel mirino l'Italia, mentre nel I mercati o 2020. gli investitori? Guardi, il problema è che gli investitori operano sui mercati e diciamo che il prezzo che si stabilisce è una misura della febbre o della salute che uno ha. Se c'è questa misura che definisce la differenza tra quanto pagano i tedeschi per il loro decennale e quanto paghiamo noi, e oggi siamo attorno ai 300 punti, noi paghiamo 3% in più di loro sul corrispondente decennale, vuol dire che gli investitori sono molto preoccupati e comunque che vogliono fare cassetta, cioè stamattina è andata un'asta all'asta di un bot annuale e rispetto un anno fa ha un costo molto più elevato, più di un punto. Ora, questo ha comportato il fatto che dall'insediamento di questo governo, le parole che loro hanno espresso, come ha ricordato Mario Draghi, hanno un costo. E adesso siamo a 2 miliardi per il 2018, che proiettati sul 2019 sono 5 miliardi di maggiore costo del debito, che sono soldi che devono essere trovati sul bilancio. Perché se il debito e ogni anno noi dobbiamo rinnovare 400 miliardi di titoli del debito pubblico che sono in scadenza e lì se oggi a 3,55, 3,60 riusciamo a piazzare i nostri decennali e che cosa accadrà quando ci sarà un'asta in cui questo numero tenderà a salire ancora? Non ci sarà il quantitative easing.
e non ci sarà più il quantitative easing e quindi non è che li possono comprare altri. In più, se l'UPB ha dato questo giudizio, si può immaginare che le agenzie di rating non ci faranno sconti. Quindi noi siamo al centro di un ginepraio, ma non siamo coperti dalla Grecia, siamo noi in prima fila, perché tutto origina dall'impostazione che noi abbiamo dato. Ecco, un caso come questo di innalzamento del debito, del deficit, con un debito di questa portata, lei si ricorda che un innalzamento del genere abbia provocato una crescita positiva, uno sviluppo economico positivo in presenza di un quadro deflazionistico di questa portata, dove i consumi sono, insomma, a prezzi fermi sono... No, ma infatti sono i motivi per i quali nella giornata di ieri, dal Fondo Monetario alla Confindustria, dall'UPB alla Banca d'Italia, dalla Corte dei Conti, insomma, a tutti quelli che hanno avuto occasione di esprimersi, diciamo, ritengono che una manovra che poggia prevalentemente sulla spesa corrente, fatta in deficit, e poi abbiamo l'esperienza degli 80 euro, non hanno determinato un travaso corrispondente e rilevante all'interno della crescita del PIL. Tant'è che fu allora, diciamo che eravamo forse in una condizione anche migliore dal punto di vista della propensione alla spesa, della crescita che si stava un po' innervando. Adesso con i chiari di luna che ci sono nel quadro internazionale, con la questione legata alla tensione sul commercio internazionale, al fatto che la politica dei dazi e dei controdazi determina un rimpicciolimento delle ragioni del commercio, noi che siamo un paese esportatore, e dobbiamo stare molto attenti sulle cose che facciamo, perché se un paese esportatore è anche un paese fortemente debitore, non può passare il suo tempo ad insultare i creditori. Vede, in un piccolo paese di campagna dove sono nato io, quando ero ragazzino, non è che il panettiere tutti i giorni devi prendere il pane e pagavi, annotava e pagavi una volta al mese. E però questo non comportava il fatto che tu un mercoledì andavi là e lo insultavi, perché è evidente che insomma un debitore, diciamo, che ha ha un limite sulla sua libertà di manovra, sì, e quindi va da sé che se tu queste cose non le consideri, poi non consideri neppure il fatto che lo spread non è il frutto di un complotto, ma è un calcolo che viene fatto da coloro che, dovendo prestarti dei soldi, vogliono sapere se sei affidabile. Ora, siccome il debito si sostiene se l'economia è in grado di reggere un'operazione di questa natura, diversamente quelli che ti hanno prestato dei soldi rischiano di non averli più. Ieri è stato spiegato che 2/3 è in mano agli italiani, ma 1/3 è in mano agli esteri. E questi non vogliono fare la fine dell'Argentina, mi sembra del tutto normale. Lei ha conosciuto tanti uomini di Stato, da Reviglio a Goria. Può fare una valutazione del comportamento di Tria, che era partito nell'attestazione della difesa dell'1,6% e oggi ci dice che i dati presentati all'Ufficio Parlamentare di Bilancio erano obsoleti? Come è credibile questa cosa? Ma io sono molto deluso del suo atteggiamento. Mi sarei immaginato che, in particolare quel giorno che lui ha ricordato di avere giurato sulla Costituzione, dimostrando che sarebbe stato nei fatti altrettanto fermo sulle posizioni, in realtà oggi dà copertura ad un'operazione che è invece carica di contraddizioni, per non dire di discredito, e quindi fa un'operazione che non è positiva, non è positiva neanche per il suo paese, tant'è che Savona ha dovuto cominciare a dire ma certo che se lo spread è in casa, quello spread alla fine è diciamo agganciato ad una tensione che c'è sui tassi di interesse, si trasformerà in disagi non solo per le banche ma anche per le famiglie, perché i tassi a mutuo variabile saranno fortemente influenzati da questi andamenti, e quindi
un giorno, tra non molto, ci si troverà di fronte al fatto che ci saranno delle sorprese sgradevoli e le banche, se in questo momento i titoli di Stato del nostro Paese servono per definire la consistenza del patrimonio, se io avevo in tasca 100 e mi trovo ad avere in tasca 70, e questo va a detrimento del valore del patrimonio. Se io non ho il patrimonio, devo pensare degli aumenti di capitale. E dove li troviamo in questo momento risparmiatori italiani o anche internazionali in grado di assicurare che questi aumenti di capitale vadano in porto? Diversamente, le banche non sono in grado di dare credito né alle famiglie né alle imprese, perché è chiaro che il plafond si esaurisce. E quindi queste cose sono cose che vanno tenute in grande evidenza, ma dietro la logica anche della serata dal balcone di Palazzo Chigi c'è una sfilata anche con l'uniforme della Marina ieri sera. C'è una pulsione peronista. C'è nel 1953 un comizio importante fatto da Perón dal balcone della Casa Rosada con sotto 1 milione di descamisados, che ovviamente inneggiavano al loro capo, al loro leader, al presidente della Repubblica Argentina. E a un certo punto lui arriva su un tema che secondo me ronza un po' anche nelle orecchie dei nostri leader che hanno sottoscritto il patto di governo, Salvini e Di Maio. A un certo punto si rivolge ai descamisados e dice: ma voi quando andate a fare la spesa utilizzate i pesos o utilizzate i dollari? Ovviamente i dollari venivano citati con un certo disprezzo nei confronti degli yankee. E il popolo risponde: i pesos. E allora lui, di rimando: e io ve ne stamperò quanti ne vorrete. Infatti allora, 2 anni dopo l'hanno cacciato con una rivolta. Vabbè, quindi questo è il punto. Il punto è così. Però quella sera, quel popolo plaudente di fronte al fatto che lui li avrebbe stampati a volontà, è come Borghi, che volendo tornare alla lira, e lo dice un giorno sì e un giorno no, ma in quel giorno in cui è no lo riconferma, creando una grande confusione tra quelli che lei definisce investitori, e quindi questo comporta delle conseguenze molto, molto negative. Il peronismo è una brutta bestia. L'Argentina nell'arco di qualche decennio è passata dall'essere uno dei paesi più ricchi del mondo ad essere un paese che ha una scarsissima credibilità internazionale, e anche i 400.000 italiani che nel 2001 furono raggirati, anche complici un po' le nostre banche, perché sottoscrivevano i bond argentini al 15-16%, essendo orfani dei bot italiani, no? E hanno preso una fregatura enorme. Quindi allora un paese come il nostro, che è fortemente capace di esportare nel mondo, non può avere sulla sua raffigurazione di qualità di prodotti anche questa colpa di essere insolvibile o di non mantenere la parola data. Quindi quel terzo di sottoscrittori esteri sono essenziali per mantenere una calibratura che sta in piedi e una credibilità del nostro debito, perché se noi lo nazionalizziamo, a parte che dobbiamo fare una forzatura, perché per nazionalizzarlo vuol dire che dobbiamo convincere, oppure pensano ad un'azione violenta, nottetempo, pensano di agire sui depositi, che cosa hanno in testa questi qui? Perché ci si può aspettare di tutto, non si capisce bene qual è la situazione. Io ho fatto stamattina un discorso che non mi sono mai trovato nell'arco del lungo periodo parlamentare che ho avuto l'occasione di fare nell'arco di questi decenni. Non mi sono mai trovato a fare un discorso così angosciato. Poi di fronte ad una maggioranza giallo-verde, che non interloquisce neppure, dove non si capisce bene se sia un problema legato al fatto che non vogliono tempi lunghi, oppure se ci sia uno scarso rispetto della vita parlamentare e delle sue procedure, oppure se ci sia una totale inadeguatezza, per cui anche la qualità del dibattito
comporta come conseguenza il fatto che non ci si sente all'altezza e quindi si preferisce non parlare. Tutte queste cose, invece di creare solidità, danno un senso di angoscia, e quindi ho fatto un discorso angosciato. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, grazie a Bruno Tabacci di Più Europa.